Ciao ragazze, allora, finalmente in questo video vi mostrerò la mia makeup collection aggiornata. È da più di un anno che non aggiorno la mia collezione makeup o postazione, come volete, insomma, come la volete chiamare. Finalmente ho trovato insomma la sistemazione adatta, o più o meno. Tenete conto che la mia stanza è davvero piccolina, quindi è un po' complicato. Non ho, diciamo, quei mobili particolari che vedete nelle altre make-up collection, però devo dire la verità, come l'ho sistemata mi piace molto. Prima di lasciarvi il video, non vi farò le solite premesse. Io utilizzo, ho tutte queste cose perché mi trucco, ho tutte queste cose perché molte cose mi sono state inviate da aziende, molte mi sono state regalate, ma ognuno con i soldi propri fa quello che vuole. Non mi va di fare le solite premesse inutili, e di fare la morale a qualcuno perché la trovo una cosa davvero inutile. Ci sono collezioni molto molto più grandi di quella mia, quindi voglio dire, ma a parte che la premessa mi sembra una stronzata, passatemi il termine, perché con i soldi propri uno fa quello che vuole. Se vuole spendere soldi per il trucco, ognuno fa insomma quello che vuole, secondo me. Niente, invece di appallarvi più di tanto, vi lascio al video. Spero che la mia collezione vi piace, non vi aspettate grandissime cose, vi ripeto, perché non ho chissà quante cose. Ovviamente ho molte cose che non servono, diciamo, una persona normale che non fa questo di professione, cioè di professione, che non trucca di professione, ma semplicemente per una sua passione. Quindi per me quello che ho è già tanto, però per chi è appassionata di make-up è davvero una droga e voi lo sapete. Io vi mando un bacione forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate. Questa è la mia postazione make-up. Scusate se guardo insomma nel computer, ma sto riprendendo con la webcam perché il mio cellulare non ha la messa a fuoco automatica, quindi per farvi vedere meglio i prodotti riprendo con la webcam. Inizio subito. Allora, qui abbiamo i miei profumi, l'Elisir di Cashmere, il Chloé, profumi random. Poi gli altri profumi li tengo in questo cassetto, tengo il Narciso Rodriguez, Papavero Suave, Fiori dell'Olanda, dell'Erbolario, Davidoff, qui tengo tutti i miei campioncini, l'Angel du Demon Le Secret di Givenchy, La Buono Specchio, insomma qui tengo cosettine random, altri profumi che occupano troppo spazio sulla cassettiera e quindi li tengo insomma lì nel cassetto. Allora inizio col farvi vedere i pennelli. Allora qui ho tutti i miei pennelli viso, ho il set dei Real Techniques, ho questo set che ho preso su eBay a 4 euro e che sta spopolando, ne manca uno. Il set è composto da 4 pennelli, ma l'ho utilizzato per l'illuminante, quindi sta nel contenitore dei pennelli per il viso. Qui dietro ho il set dei pennelli Nashi, il Kabuki della L'Oreal e la spugnetta del fondotinta che sto utilizzando. Insomma, qui c'è tutto il set di Nashi, il Luxury Set, questo qui. Questi contenitori qua li potete trovare all'IKEA nel settore giardinaggio. Questo qui me l'ha regalato una mia amica e mi ha detto che li potete trovare lì. E questi qua col nero li ho presi dai cinesi per 2 euro se non erro. Qui ho un altro set di pennelli che vi ho mostrato, che mi ha mandato il sito Born Pretty Store. E in questa sacchettina tengo due kabuki, uno del set degli Eco Tools e l'altro quello lì della Barefaced Beauty che già vi ho mostrato. Allora, qui ci sono i pennelli viso,
Ve li faccio vedere. C'è il set dei Real Techniques, questo qui è il buffing brush, c'è anche il contouring brush che io adoro, il pennello immortale della Elf, il powder brush che ce l'ho da 3 anni ed è nuovo, questo qui per il blush delle Real Techniques, bellissimo. Poi c'ho questo set Simil Sigma o Acuro che ho preso sempre da un venditore eBay e l'ho pagato intorno ai 5-6 euro. Poi questo è l'altro pennello del set Occhi che ho utilizzato per l'illuminante della Dark Romance. E sempre dietro ho i pennelli puliti e ho insomma un'altra spugnetta pulita, questo qui delle Chicche, questi qui della Model Son con il giallo che ho preso il mio primo anno di Cosmo Prof e sono nuovi. C'ho anche questo qui di questa marca qui, la Nico. Questa marca qui è davvero davvero buona, peccato che non l'ho ritrovata quest'anno e c'è un set di pennelli, scusate il tremolio, che ha fatto davvero un'ottima riuscita. Questo qui me l'ha regalato Mara, bellissimo e morbidissimo, sempre stile powder brush, molto molto bello. E niente, questi diciamo sono la maggior parte dei miei pennelli. Qui abbiamo in questo settore tutte diciamo le palette grandi. Ho la 100 colori della Elf, le tre palette della Collection Professional, una di Ombretti, Blush e Cipria, l'India Collection di Paola P. La palette Balm Jovi di The Balm, la Naked 2, la Too Faced Pretty Rebel, questa qui della Catrice che faceva parte di un'edizione limitata Arts Collection, questa qui della Bella Oggi, Make Up Forever, due palette della Essence, due palette, queste qui della MUA e quattro palette della Sleek. Ho la Sparkle 2, la Naturelle, la Respect Palette e la Storm di Sleek. Poi, sotto, diciamo, qui ho sempre qualche palettina random, questa qui della Catery Orly, che vi devo mostrare perché ho dimenticato di mostrarvela in un video, e praticamente gioca sui toni del rosa, e le tre palettine di Sephora, dove in due ho l'Africa Collection di Paola P, e un'altra contiene degli ombretti random. Poi, in questo contenitore di plexiglass che ho preso dai cinesi a un prezzo di 7,90 euro, per le ragazze di Salerno, ai cinesi, quelli lì nuovi a Forni, c'ho all'interno questo pennello che ho preso sempre dai quei cinesi lì per 2,90 euro del Simil Powder Brush. Poi ho i pennellini del set degli Eco Tools prodotti da smaltire come la base di Debby e le due BB cream, una di Garnier e l'altra di MUA che odio. Poi qui ho la mia crema viso, balsamo labbra, campioncini, il make-up mist set di Elfo. Un burro cacao e qui ho diciamo i rossetti che utilizzo più, che utilizzo di più. I rossetti della Starlux, della Collection Professional Matte, che sono questi tre, questi qui della Rouge Boiser, bellissimi. Kate Moss, poi c'ho Barry M, Debby, questo qua è il dupe del Ruby Woo, il 68 Moulin Rouge, Wet n Wild e due rossetti in edizione limitata della Catrice che sono matte. Ok, poi vi faccio vedere cosa contengono i vari contenitori. Qui abbiamo prodotti per labbra, ombretti e matite. Allora, qui ho tutti i rossetti a lunga tenuta liquidi o i vari matitoni. C'ho la tinta Superstay della Maybelline, NYX, quest'altra tinta della Catrice, il rossetto della Wycon, Make Up Forever, matitoni della Bilode, rossetto della H&M con il gloss.
rossetto liquido della Beauty K Makeup Forever. Poi di Stay Matte di Essence in tutte le colorazioni. Tinte labbra in edizione limitata di Essence. Questa qui è l'Angs e Kisses. Questa qui è un colore rosso degli Stay Matte. Questa tinta qui che è molto bella, è un bellissimo rosa fragola. Ed è della Beautiful Face Effect 3D, molto molto bella. C'ho insomma un po' di tutto. Matitoni, altri insomma lip cream. In questo cassetto qui. Poi c'ho qui tutti i vari gloss che, devo dire la verità, sto utilizzando molto molto poco. Qui c'ho tutti gli ombretti di Catrice e Essence, sia di edizioni limitate che non. C'ho qui i pigmentini, questi qui sono in edizioni limitate, la Tribal Summer, e questo qui è della Breaking Down, che è un bellissimo grigio pieno zeppo di micro glitter multicolor. Poi ho vari ombrettini, questo è della Beload, Catrice in edizione limitata. Questo qui che è stupendo ed è il liquid metal della Catrice che vi ho mostrato in un video, molto molto bello. I metal glam della Essence, sia color arancio che grigio, ce ne sono un bel po', devo dire la verità. Qui ho tutte le matite di vari marchi, Essence, Paola P, Wycon, le long lasting di Essence, questa qui è la collection professional, MAC, Crazy, MAC, Crazy, Cost, Wycon matite labbra, Debbie, Wet n Wild. Questa qui è bellissima, sono belle queste matite qui, sono le Mega Chrome della Wet n Wild, molto molto belle, insomma varie matite occhi. Qui ho sia le labbra che occhi che contorno labbra, ho messo tutto insieme, lo so, un po' disordinato, però chissene. Qui ho quello che resta insomma dei prodotti per sia finte, perché quelle che avevo già utilizzato insomma le ho buttate perché si erano fatte brutte. Qui ho tutte le correttori e primer. Ho questo primer qui della Ingrid, palettina della MUA di correttori, Wet n Wild. Poi ho correttore della Rihanna, sia liquido che stick. Correttore Bourjois, l'Happy Light che io amo. Prime and Fine di Catrice. Correttore arancione di Wycon che io adoro. Questo qui della Catrice, il Camouflage Cream che io adoro. Quest'altro correttore stick di Deborah, il 24 ore Perfect che io adoro. Questo qui è un tester. Primer della Glossip. Un correttore, questo qua è lo Studio Sculpt Concealer di MAC che utilizzo per il contouring perché è molto molto scuro. Insomma, vari correttori. Poi qui ho tutte le basi cremose, ho i matitoni, i long lasting, questo qui era il set di long lasting di Kiko, poi ho gli Steno Matter Watt di Essence, gli Eye Jumbo di Collection Professional, poi ho l'Isorbet di Essence, gli Stay All Day di Essence in varie colorazioni. Non so se si vedono gli Astra, di Vamp, di Pupa. C'ho questi matitoni di NYX, sia con l'azzurro che con il bianco. Qui, i Catrice Made to Stay. Insomma, un po' di questo qui di Deborah che somiglia molto ai long lasting di Kiko e l'Eye Jumbo di Collection Professional. Un po' di questi qua di Kiko, un po' di basi insomma cremose.
qui ho vari ombrettini di vari brand, scusate ma non si apre bene il cassetto. Ho Milani, la Splash Cosmetics, Lovi che è una marca greca, Lazia Beauty, Bo, Cosmetics, Mua, Cinecittà, Winnie, aspettate, questo qui è Yes Lob, gli ombretti moda che sono fantastici, in fondo a tutto. Abbiamo questi qui della Mediterranea Cosmetici, questi altri qui della Xea, un po' di prodotti moda, vari brand insomma. Poi in quest'altro cassetto ho tutte le mie basi occhi e ho, come potete vedere, le ho vestito di Essence che io adoro, questo qui di Catrice che può essere usato sia come illuminante che come primer illuminante per occhi, che era di un'edizione limitata però, la Splash Cosmetics, il loro siero, l'Itay Cosmetics è un siero specifico per glitter e per ombretti minerali, questo qui il Color Arts Eye Base di Essence, il primer di Kiko, di Elfo, un po' di tutto, vari temperini e un ombretto che mi si è spappolato e ho messo qui. Poi qui tengo vari prodottini random, insomma a casaccio, e qui ho tutti i miei prodotti per sopracciglia. C'ho la matita di Catrice, le liner di Wycon, il prodotto di Paolo P per sopracciglia, il brown design fix, polveri di Wet n Wild e Catrice e la matita della Make Up Forever che mi trovo molto molto bene, devo dire la verità, ce l'ho da tempo. Poi qui come primo cassetto ho tutte le mie ciprie. E c'ho Avon della linea Color Trend, Physian Formula, Cover Mark, Barefaced Beauty, Mediterranea Cosmetici, Physian Formula, questa qui della Starlux in polvere libera che è davvero molto molto buona, questa qui di Glossip, questa qui Bourjois, molto molto buona, sia più chiara che scura. Poi qui c'ho Glossip Makeup, Physian Formula che è quella lì che voglio smaltire. Qui sotto abbiamo tutti i mascara, eyeliner, eccetera eccetera, ce n'è un bel po' sia di mascara che di liner. Però il mio preferito in assoluto sta diventando questo qui della New York Color, che lo uso in combo all'Ash Mania Reloaded di Essence e mi sto in fissa per questi due mascara qui. Poi ho i miei liner, ho quello lì di Essence, il Maybelline, questo qui, e il MAC che è il Fluid Line di MAC. Questo eyeliner sfiziosissimo della Yes Love, stupendo, è un bellissimissimo colore. Ogni volta che lo indosso mi chiedete che matita o eyeliner ho usato. Poi ho qui, se riesco, perché ho tutte le mie terre. Ho questa qui della Bourjois, quella al cioccolato, Revlon, Glossip, Physian Formula, questa qui della Project, non so se ve la ricordate questa marca, così si legge Project. Poi ho questi qua, gli strips della Physian Formula che ho preso il mio primo anno di Cosmoprof, li ho utilizzati tanto, devo dire la verità. Questa è la mia terra preferita, è della New York Color, che purtroppo secondo me era un'edizione limitata perché non l'ho vista più negli stand. Poi ho una di Astra, questa qui di Mua che non utilizzo mai, utilizzo più come blush perché è troppo rosa come terra, anche se la definisce terra. E poi ho quest'altro prodotto qui di Essence, se riesco. Ed è questo qui della linea Sun Club, sempre a striscioline. Qui ho varie palettine più piccoline, c'ho questa di Labo, queste qui lunga che mi ha regalato Mare, tiene un sacco di bei colori, questa della Yes Lob, Wycon,
queste qui bellissime della Wet n Wild. Questa è una scrivenza fantastica. La Mega Ice, Catrice, New York Color, questa qui è stupenda ed è la 20, la 02 della Femme. Questa pure me l'ha regalata Mara, tutta glitterosa. Bella, bella, bella. Elfo, Essence, Beauty UK. Quest'altra qui pure è molto carina. Questa qua non mi ricordo la marca, però sempre me l'ha regalata Mara. Molto, molto carine. E anche Catrice, i code di Catrice che sono troppo troppo belli. Poi in quest'altro cassettone c'ho i blush. Qui c'ho tutti i blush con le tonalità del rosa. C'ho allora la Yun Rivel Catrice. Questo qui era un'edizione limitata. Oh, è un gel lip tint, se non erro, della limited edition Colibri, Guerilla Gardening. Questi qui di Crema Luxe, Wycon. Questo qui è un duo che tiene anche la terra. Poi questo qui bellissimo della Catrice, della linea. Questa pure era un'edizione limitata, la Candy Shock. Poi c'ho questo qua di H&M, questi qui di Essence, vari tipi, questi qua dell'edizione normale. C'ho il 10 Adorable e questo qui nuovo, quello lì di Wycon, che si può utilizzare anche come rossetto. Poi c'ho questi qui che sono praticamente dei blush fatti in fogliettini ed è un'edizione limitata, si chiama Blush Papers. Questo qui me l'ha regalati Mara, sono troppo troppo carini. Questo qui è della Beauty UK, Tizian Formula, Flormar. Questi qui sempre Tizian Formula e questi sono di edizioni limitate della Catrice. E anche qui abbiamo la Below, insomma abbiamo un po' di tutto. Abbiamo veramente un po' di tutto. Aggiustiamo. E qui diciamo sono quasi tutti con le tonalità del rosa. Ovviamente questa qui diciamo sono il cassetto della blushite acuta, vi rendete conto quanto sono malata. Poi ho questi qui con le tonalità pesca e sono il Metal Glam, i Revolution, questi qui della Catrice. Dark Romance, questo qui l'ho messo qui, non ci azzecca niente, ma non ci entrava. Questo dell'Arianna, Cost, Flormar, Astra, Below, questa edizione qui, Floral Grange, H&M. Poi qua c'è Barefaced Beauty, Lord Dealer, NYX, Beauty UK, questo qui. Questo è della Kiko, di un'edizione limitata di Kiko. Qui ho i qua, quattro della Mua e uno della Catrice. E qui ad esempio ho il Me and My Ice Cream, questo blush di Essence fantastico. Questi Queen Stick, questo è di Catrice, questo è di Elf, Essence, questo qui con l'arancio. Poi ho questo qui della Crema Luxe Minerals, questo è stupendo, questo blush. Insomma, un po' di tutto. Questo qua è spettacolare, davvero, lo sto provando in questi giorni ed è ottimo. Sto utilizzando solo lui e mi sono perdutamente innamorata. Ringrazio la bella e dolce Debbie del canale Sproloqui di Deb. Ha aperto da poco il canale, andateci a dare un'occhiata. Vi lascerò giù nell'info box il link al canale di Debbie. Qui ho qualche palettina random di Essence, queste sono di edizioni limitate, la Dark Romance e la Floral Grange. Questa è della Lore Giller, le perle illuminanti di Essence dell'edizione Me and My Ice Cream, l'illuminante della Bourjois, l'illuminante della Ruby Kisses, la polvere di Essence. Poi c'ho qui l'illuminante della The Body Shop, quest'altro della Catrice della linea Candy Shock, quest'altro Catrice della Celtica spettacolare,
quest'altro i Love Letters, Dark Romance, quest'altro qui che non riesco a prendere ma sto amando alla follia, e quest'altro pure molto bello di una vecchia edizione di Essence ed è la Breaking Dawn, spettacolare. Quest'altro pure di Essence molto carino e questo è della Bath Cosmetics che ho depottato in questo contenitore. Qui tutti i miei ombretti minerali, sia della Bath Cosmetics, Itay Cosmetics, Glitter, insomma tutti i prodotti minerali, Climalux Minerals, un po' di tutto. Qui ho tutti, diciamo, i rossetti che utilizzo poco e li ho suddivisi, insomma. Questo qui ve l'ho fatto vedere, poi qui ho tutti i miei vari fondi e BB cream, questa qui della Labo che è molto molto buona, lo stesso vale per questa di Garnier, questo fondo qui che sto amando anche se è un po' scuro ed è della Chanoin, poi ho Rimmel, Maybelline, insomma un po' di tutto, Stila, molto molto buoni, pure questi qua della Delia Cosmetics, se vi trovate al Cosmo Prof ve li consiglio perché sono ottimi. Questo ve l'ho fatto vedere e ci manca l'ultimo, dove tengo altri rossetti random. Questi qui sono di vari colori, vari finish, vari brand. Mi è piaciuto molto questo di Pupa che mi ha inviato sempre la Belle e Dolce Deb. Il blush di Catrice, questo qui è della Thrilling Me Softly, il Feverish, lo 01, che non c'entrava insomma nel settore blush rosa. Poi qui ho i miei rossetti della Collection Professional, l'edizione, questi qui, Sheer, Moda, questo qui della Labo Makeup, Barefaced Beauty, questi qui, Yves Rocher, Avon, Essence edizione limitata, questa qui è la Tribal Summer, c'ho anche quello lì rosso, se non erro, sempre Tribal Summer. Questo qui è di L'Oreal ed è il Rouge Caress, ma fa penare. Poi c'ho i Baby Lips di Maybelline, alla ciliegia e questo qui rosa, Bourjois, Deborah, Dolce & Gabbana. Questo è sempre della Kate Moss, però il finish è quello lì, diciamo, Sheer. Qui è Mua, ma non mi fa impazzire questo rossetto. Questo qui è sempre Tribal Summer. Quest'altro qui dell'Arianna. Quest'altro è quello lì nuovo della Dark Romance, sì. Quest'altro nuovo di Debbie, pure molto carino, e si chiama Duo Lips. Li potete trovare già da acqua e sapone. Questo me l'ha regalato Mara, è stupendo. Quest'altro, no, questo ve l'ho fatto vedere. Quest'altro pure è molto bello, della Catrice. Ed è dell'edizione limitata, non saprei. Comunque è molto molto bello, un bellissimo fucsia. E niente ragazze, questo è quanto, diciamo. Questa è la mia collezione di trucchi. Io vi mando un forte bacio. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!